Ciao amici e bentornati al nostro TG. Questa sarà una puntata ricca di novità, infatti vi racconteremo cosa sta accadendo sui palcoscenici del teatro Leonardo e Litta. Seguiremo come sempre le tracce della nostra Valeria Cavalli e vi parleremo dei corsi Litta con la direttrice, Lara Vai. Infine, ma non per importanza, finalmente vi sveleremo i nomi degli allievi che sono passati al quarto anno corso attori di Grok. Va bene, cominciamo col primo servizio. Siamo alle Fonderie Mercury e stiamo andando a intervistare Sergio Ferrentino, che è il regista di Johnny Prese il fucile. Lui è diventato famoso per Johnny Prese il fucile nel 38. Quel libro ha avuto una vita particolare. La sinistra, persino la sinistra americana, era contraria a questo libro, che era antimilitarista, senza nessun tipo di mediazione, essenzialmente antimilitarista. Insomma, questo libro è stato martoriato nelle uscite, però è rimasto sempre invece nel movimento pacifista, quello prima americano, poi mondiale, un punto di riferimento assoluto. Io non so quanto avrei pagato per poter riuscire ad entrare all'interno dello studio di registrazione di Orson Welles mentre stava facendo la guerra dei mondi. Di questo stiamo parlando. Noi portiamo tutti gli spettatori, in questo caso, li portiamo all'interno di uno studio di registrazione radiofonica. Sul palco, no, quello che si vedrà saranno tutti i trucchi, no, per riuscire a costruire un'immagine acustica. Come si costruisce l'immagine acustica? Con le parole, ma soprattutto con i suoni e la musica. Ecco, allora mettendo insieme tutte queste cose, no, si costruisce un'immagine acustica e si immagina quella scena. E quindi quello che vedranno gli spettatori sarà gli effetti, vedranno una cosa molto particolare in Johnny, cioè ci sarà un microfono binaurale. Il microfono binaurale è una testa binaurale, proprio che fa parte della scena in questo caso. E ha una caratteristica molto semplice, prende il suono a 360 gradi e siccome è a forma di una testa, se l'attore parla alla nuca di quella testa, no, ecco che l'ascoltatore in cuffia sente alle sue spalle, quindi il suono arriva alle spalle dello spettatore. Abbiamo appena ascoltato Sergio Ferrentino, regista di E Johnny prese il fucile, che è uno spettacolo, anzi meglio, un audiodramma, e questa qui è la cosa interessante, che è tratto dal romanzo di Dalton Trumbo. Lo potete vedere da domani, 31 ottobre, fino al 5 novembre al Teatro Litta. Non siete curiosi? Beh, se ancora non lo siete, lo diventerete sicuramente dopo che vi facciamo vedere queste immagini. Allora, io dico, restiamo pure barbari. Purché non ci sia la guerra. Tenetevi pure i vostri ideali, purché io non debba pagarli con la mia vita. E quelli dicono, ma come? I principi sono più importanti della vita. Forse saranno più importanti della tua vita, ma non della mia. Punto. Non chiedo una vita decente o una vita onorevole. Chiedo semplicemente la mia vita. Questa settimana potete andare anche al Teatro Leonardo per applaudire la bravissima, e io aggiungerei simpaticissima, Claudia Marsicano, che è finalista premio UBU Under 30 in una performance ironica e divertente ideata dalla coreografa Silvia Gribaudo. Vediamo insieme il trailer. But can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby give me it. You're dangerous, I'm loving it. Fantastico e pazzesca la nostra Claudia. Io sinceramente vi consiglierei di andarvi a vedere entrambi. È difficile scegliere tra i due. Però adesso andiamo avanti. Vi faccio un indovinello, perché io sono molto brava negli indovinelli. È sempre in giro, non si riesce proprio a farla stare ferma. Vabbè, ormai lo sappiamo. Si tratta della nostra Valeria Cavalli. Vediamo insieme dove è andata questa volta. Dove sono finita oggi? Oggi proprio sono a due passi da casa, cioè dal Teatro Litta. Sono in triennale dove ho visto la mostra di Ettore Sozzas, naturalmente.
poi, già che ero qua, ho visto anche la proiezione The Ballad of Sexual Dependency di Nan Goldin. Ma non sapevo che c'era una curiosissima mostra sulle mollette da bucato, sì, quelle che servono proprio per stendere i panni. 150, immaginate quante fogge, quanti colori. E poi, se avete dei bambini, potete portarli a vedere Giro Giro Tondo, che è una mostra sul design per bambini. Poi ci sono i bar, potete prendere un aperitivo, fare colazione, fare un brunch, c'è la libreria. E poi, già che siete qui, perché non fare un salto al Teatro Litta? Intanto dietro mi passa una bicicletta. Ma Valeria non si è mica fermata alla Triennale. Eh no, perché lei ed MTM la scorsa settimana sono state in trasferta in un tempio della lirica, il Teatro Regio di Parma. Scopriamo perché. Siamo al Regio di Parma, nel ridotto del Regio di Parma, che ci ha commissionato un'opera per bambini che abbiamo intitolato La maledizione di Rigoletto, tratta da Rigoletto di Giuseppe Verdi. Se aveste potuto essere qui, avreste potuto vedere specchi, che riflettevano il bagliore di mille candelabri. No, il nostro si chiamava Rigoletto. Scusate, forse questo l'abbiamo già detto. E per far ridere, ma che brutta cosa, prendeva in giro tutti con aria velenosa. Siamo molto contente e siamo soprattutto delle persone molto serie, nonostante i vestiti. E questa è la scena di Dino Serra che ci aiuta a raccontare questa magnifica storia. Essere in scena ho scritto la storia, la riduzione delle parole, come andare avanti nella vicenda, mentre Federica si è occupata della drammaturgia musicale. Quindi raccontare in musica, tratto ovviamente dallo spartito, dalla partitura di Verdi. Però in tutto ciò mi sono accorta di non avervi ancora presentato Lara Vai. Lara è la direttrice dei corsi del Teatro Litta, tra i quali troviamo moltissime attività dedicate al musical, quindi ballo, canto, ad esempio sono bravissima, oltre alla recitazione. Non solo in lingua italiana, ma anche in inglese. Lei sarà sicuramente più brava a spiegarlo di me. Lara, presentati. Se ti dico musical, a cosa pensi in tre parole? Il mio momento professionale più entusiasmante. Sono più di tre, ma non riuscivo ad essere più. Comunicazione, divertimento, profondità. Cioè, lui aveva studiato prima. Bello! Praticamente lei la domanda gli era passata ieri sera. No, assolutamente no. E a me invece mi trovano sempre impreparata e faccio le figuracce. No, non ha neanche il numero di telefono. Ed eccoci arrivati al momento della ricetta. Questa settimana però la nostra blogger dei sapori di B si è presa una piccola pausa. Piccola la sua, la mia invece molto lunga e lo sarà ancora molto lunga. E si è lasciata tentare dagli gnocchi verdi di El Pastel de Milan in via Caradosso, proprio a due passi dal Teatro Litta. Se siete in zona dovete andare a sbirciare, è un posto piccino ma molto curato, con una vastissima scelta di pasta fresca. Cosa volete di più? Vi abbiamo incuriosito? Allora andate a leggere il suo ultimo post. Del nostro TG. Sì, purtroppo eccoci qui. Però per rallegrare un attimo questo momento, vi svelerò i nomi degli allievi che sono passati al quarto anno a Grok.
A questo punto ci vorrebbe un rullo di tamburi, qualcosa per fare scena. Noi non ce l'abbiamo e quindi vi dirò direttamente i nomi. Allora, sono Simone Di Sciosso, Paolo Lavana, Greta Milani, Francesca Zolea, Diletta Rossi, Maria Gallo e Veronica Eltai. Bravissimi ragazzi, in bocca al lupo. Io vi saluto, noi ci vediamo prestissimo. Ciao dalla vostra Charlie.